Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale YouTube. Quello che vedete tra le mie mani è il Vivo X100 Pro in versione global e guardate che bello azzurro. Beh, questo sì è la versione global di quella versione Cina che ho provato qualche settimana fa. E quindi quali sono le differenze? Vale la pena, diciamo, passare o meglio puntare la versione global rispetto a quella Cina? Ovviamente parlerò di tutte queste cose, di pregi e difetti di questo telefono specifico in questo video, quindi buona visione. Di cominciare però devo dirvi due cose importantissime. La prima, quella di supportarmi, ed è una cosa completamente gratuita, basta veramente solo un like, un commento a questo video o anche l'iscrizione al canale nel caso non l'abbiate già fatta. E la seconda cosa importante è che devo ringraziare Francesco alias Carburano in Telegram, che è quello che mi ha prestato questo telefono che si è comprato lui e me l'ha prestato gratuitamente, quindi grazie. Insomma, poi se volete mettervi in contatto con lui e con tutto il suo gruppo Trova Promozioni, vi lascio qua sotto i riferimenti per collegarvi ai suoi riferimenti su Telegram. Ecco, e naturalmente qui sotto troverete anche il link per l'acquisto, perché questa versione global la si trova al miglior prezzo attualmente su Wanda Mobile, un negozio, uno store online che comunque è super affidabile. Io stesso ho comprato diverse volte da quello store. Ma insomma, iniziamo a parlare e cercherò di andare veloce su alcune questioni, ma voglio comunque soffermarmi sull'aspetto dell'usabilità, del peso, delle dimensioni, perché arrivo da un po' di giorni, di settimane, in compagnia di S24 Ultra. Ecco, a questo punto posso tranquillamente dirlo, almeno fino a questo momento, questo Vivo X100 Pro tra i top di gamma è quello che è il più comodo da utilizzare. Devo ammettere che poi, tra l'altro, come vi ho detto, questa colorazione blu è bellissima. Guardate che bello poi anche questa sorta di effetti a cerchi concentrici. È poi proprio bello il tono, il colore. Oltre a queste cose, però, come vi dicevo, proprio messo di fianco quei due concorrenti più famosi, un iPhone 15 Pro Max e un S24 Ultra, è impressionante quanto sia più comodo da usare rispetto agli altri due. E poi basta, mi fermo qua, perché non voglio che sia un'esaltazione, insomma questo video non sarà un'esaltazione del Vivo X100 Pro, perché comunque ha i suoi difetti, anche lui ve li menzionerò. Però ci tenevo proprio a dire che proprio a livello di usabilità non c'è paragone, almeno rispetto a questi altri due che vi ho menzionato. Sicuramente è similare ad un Pixel 8 Pro, che è grande uguale, ma poi quando li si utilizza sono comodi, molto più comodi rispetto agli altri due contendenti più famosi. Questo ovviamente è dovuto al fatto che è più stretto, è meno spigoloso, è più arrotondato e quindi lo rende semplicemente più comodo, punto, nonostante poi il comparto fotocamere sia più abbondante e ciccione. Non vi sto qua poi tanto a parlare delle prestazioni, di come va, perché fondamentalmente è uguale a quando l'avevo provato nella versione Cina. E questo grazie ad un super processore davvero che è riuscito benissimo. Questo MediaTek Dimensity 9003, processo produttivo a 4 nanometri. Questa versione che ho avuto in prova da Francesco è la 15512 ed è semplicemente un fulmine. Spassosissimo e zero, dico zero, surriscaldamenti. Ero curioso a questo punto poi di vedere come si sarebbe comportato anche a livello di autonomia, perché è vero che mi aveva impressionato in modo positivo nella versione Cina, ma è anche vero che quella versione Cina era mancante di una serie di servizi Google che tipicamente assorbono abbastanza a livello di autonomia e di batteria. Ecco, qui però adesso posso confermare tranquillamente che questo processore, ma in generale questo telefono, a livello di autonomia è tanta roba. In che senso? Beh, la batteria è innanzitutto tanta, perché abbiamo una 5400 mAh, c'è in confezione la solita ricarica 120 W, in poco più di 10 minuti caricate al 50%, però guardate le prestazioni, soprattutto a livello di autonomia. Un primo giorno tranquillo, con un'ora di utilizzo, ma ho consumato poco più di un 10%, che è pazzesco, perché vuol dire che in situazioni veramente normali, tranquillissime, vi fate 10 ore di schermo.
Non vi conto poi il secondo giorno, che ha poco più di un'ora, e vedete che ho consumato un 20%, ma semplicemente perché in questa giornata mi è arrivato un aggiornamento software e ho visto che doveva un po' stabilizzarsi. Però per dirvi, un terzo giorno con uso misto sia 4G che Wi-Fi, un 50 e un 50, comunque ripeto, 3 ore di schermo, più o meno, un po' più, un po' meno, però avevo ancora il 64% di batteria. Quindi tantissima roba, un telefono che vi arriva a fare tranquillamente le 8-9 ore di utilizzo misto, che è, ripeto, tanta roba. Tenendo conto poi che, come vi ho detto, questo telefono, questo Global, questa versione, ha tutti i servizi Google. Cosa intendo? Beh, che fondamentalmente, se vi avevo detto che con la versione Cina che ho provato non c'era per esempio l'OK Google, qua c'è e funziona perfettamente. C'è anche la funzione Google Wallet, quindi potete tranquillamente utilizzarlo anche per i pagamenti NFC. E poi io personalmente non l'ho provato perché non lo uso, ma mi hanno assicurato che funziona al 100% anche Android Auto, quindi tutto sommato molto bene. Ma cosa cambia a livello software? Beh, cambia un po' tutto, francamente, perché qua abbiamo la Fantouch, che è totalmente diversa dalla Origin OS. Diciamo che Vivo è rimasta una dei pochi brand che porta software estremamente diversi tra quello che fa in Cina e quello che porta poi qua in Europa. Ed è un po' un peccato, perché? Perché la Origin OS è fatta benissimo, veramente. Poi quando la vedete graficamente è curata nei minimi dettagli, mentre qua abbiamo un software che è un po' più basico, ma è un po' più basico a livello di design. Ecco, questo sì, assolutamente, però almeno è aggiornato bene. Infatti qua abbiamo la Fantouch 14, basata su Android 14, con le patch che sono di febbraio, quindi in questi mesi è stato aggiornato con costanza. Tra l'altro arrivano aggiornamenti anche solo per le funzioni fotocamera, non necessariamente per aggiornare tutto quanto il telefono, quindi molto bene. Però, come vi dicevo, è semplicemente meno curata, meno bella graficamente. D'altro canto, però, qui per esempio abbiamo zero applicazioni Vivo, abbiamo praticamente solo il riproduttore per la musica, l'orologio, il riferimento alla garanzia elettronica, ma niente più altro. Oltre a questo, il software, come vi dicevo, è sì sterile dal punto di vista del design, ma non privo di opzioni. Per esempio, se andiamo sul lato del display, sulle impostazioni, vedete come abbiamo una marea di opzioni per l'affaticamento degli occhi. Possiamo programmare o meno la protezione, possiamo decidere anche il tipo di protezione da dare, con tutte le sue funzioni di intelligenza per capire quando e come applicarla. In più abbiamo la gestione avanzata nella calibrazione dei colori, cioè qua possiamo proprio andare a regolare la temperatura del colore e tutte le minime impostazioni del display, tutto dalle impostazioni. E poi, tra l'altro, fatemi fare una piccola nota a parte poi per quanto riguarda il display, che è la stessa unità che avevo provato nella versione Cina, ma è un'ottima unità, anche se naturalmente va a perdere rispetto ad alcune novità portate proprio di recente, insomma da Samsung nello specifico. Però è bellissimo da vedere, niente da dire. È un LTPO AMOLED a 120 Hz che arriva a 3000 nits di picco, un 6,78 pollici da ben 453 ppi. Paga, appunto, come vi dicevo, se vogliamo, solo il fatto di non avere un trattamento antiriflesso come quello di S24 Ultra, per esempio. Forse una delle novità più utili che abbiamo visto quest'anno nell'ambito specifico dei display, però per il resto è un display che è veramente una bellezza da vedere e che è equiparabile a tutti gli altri top di gamma, appunto, escluso S24 Ultra, ma insomma non siamo qua per parlare di S24 Ultra, ma vi lascio il riferimento qua, anzi qua adesso apparirà alla mia recensione, al mio video completo su S24 Ultra, appunto. Ma insomma andiamo a scoprire perché proprio nella sezione display, però voglio farvi vedere qualche altro dettaglio, poi altri dettagli della Fantouch, che alla fine credo che sia questa una delle vere differenze rispetto alla versione Cina. Cosa voglio dirvi? Beh, per esempio, possiamo scegliere la dimensione del carattere, possiamo scegliere il suo stile, abbiamo le impostazioni specifiche anche per la barra di stato e ovviamente possiamo scegliere sia la risoluzione dello schermo che la sua frequenza. Poi se andiamo per esempio su blocca schermo e altre funzioni, impostazioni intelligenti, troviamo una serie di altre cose interessanti. Per esempio possiamo scegliere lo stile da dare alla home, se averlo a cassetto oppure standard, decidere il layout, quindi quante applicazioni e come suddividerle per ogni schermata, e poi un'infinità di personalizzazioni sulle notifiche. Guardate qua, se andate a scavare trovate veramente di tutto. Come per esempio possiamo scegliere la cronologia delle notifiche,
capire, o meglio, decidere se riattivare o meno lo schermo alla ricezione, se vedere il numero delle notifiche direttamente sull'icona o meno, insomma, andate a personalizzare ogni dettaglio. E poi, se vogliamo, possiamo personalizzare un po' di più anche a livello grafico, c'è proprio una sezione apposta con effetti dinamici e lì possiamo scegliere le animazioni per ogni singola cosa, ovvero dall'impronta digitale, riconoscimento del viso, la ricarica quando lo sbloccate, insomma tutto, veramente potete, ripeto, andare a, se avete un po' di tranquillità e un po' di passione, andate a personalizzarvi ogni minimo aspetto del telefono, quindi sebbene non sia curata, ci tengo di nuovo a farvi capire quanto in profondità e quanto sia piena comunque di opzioni. Altre cose interessanti poi le troviamo in scorciatoie accessibilità. Abbiamo, oltre alle cose classiche, per esempio le gesture a tre dita per dividere lo schermo, la barra intelligente, ma abbiamo anche lo schermo intelligente. Quindi anche qui c'è l'opzione di mantenere attivo lo schermo finché lo guardiamo. E poi c'è il classico doppio tap sia per attivare che per spegnere, c'è il solleva per attivare, abbiamo se vogliamo anche lo scuoti per attivare la torcia in stile moto action. E poi guardate, un altro paio di chicche che vi mostro è l'isolamento vocale, quindi se utilizzate spesso il viva voce per fare chiamate o per fare audio, ma qua si riferisce soprattutto alle chiamate, potete andare a escludere i rumori ambientali risaltando la vostra voce. Oppure se siete utenti iPhone, beh, sappiate che anche qua potete avere le notifiche, o meglio le chiamate, utilizzando il flash della fotocamera. E ho cercato di toccare un po' tutti gli aspetti, alcuni classici, alcuni meno classici, di questa fan touch, ma ripeto, solo per farvi capire che per quanto scarna dal punto di vista estetico è completissima invece dal punto di vista delle varie opzioni disponibili. I difetti quali sono? Beh, oltre a essere graficamente un po' scarno, la mancanza di alcune cose aggiuntive, come per esempio un sistema interno di gestione della galleria veramente completo, ci sono tutte le varie modifiche, ma insomma è un'altra cosa rispetto a quelli che si trovano su altri telefoni, ma comunque se volete potete anche installarvi Google Foto e siete così a posto. E poi, vabbè, mancano, per esempio, almeno io non l'ho visto, che c'è un filtro anti-spam sulle chiamate, ma va bene, sono mancanze queste sicuramente, ma che non vanno a danneggiare in modo eclatante l'utilizzo di un telefono. E poi andiamo al comparto foto. Anche qui non ci sono grosse differenze rispetto alla versione Cina che avevo io, però è interessante vedere e metterlo a confronto con gli altri top di gamma, perché ho avuto la fortuna di avere in contemporanea praticamente tutti gli altri telefoni che ci sono attualmente, ovvero S24 Ultra, Pixel 8 Pro, iPhone 15 Pro Max, e quindi ho avuto modo proprio di metterlo a confronto con questi telefoni. E ragazzi, non me ne vogliate, ma è evidente, e ripeto, per chi ha un po' di mente lucida lo vedrà dalle foto che mostrerò, che Vivo, almeno questo Vivo, insieme poi ad altri telefoni di cui vi parlerò nelle prossime settimane, di una spanna sopra rispetto a questi tre che sono i più famosi attualmente sul mercato. Ma se vado a prendere nello specifico le foto, ragazzi, non c'è assolutamente sfida. Non parlo tanto di giorno, perché in pieno giorno, in piena luce, le differenze sono minimali. Ci sono, per carità, ma bisogna proprio andarle a cercare. Ma nell'utilizzo quotidiano, insomma di giorno, non ci sono grosse differenze, ma se prendo condizioni anche un attimo più complesse, il risultato è eclatante a vantaggio di Vivo. Guardate per esempio questa foto della bottiglia fatta in interno, quindi con scarsa luce, illuminazione artificiale, tutto è nettamente più definito. Ma non è nemmeno tanto quello, è il fatto che non c'è rumore digitale, non ci sono artefatti, non ci sono aberrazioni, insomma la foto è praticamente perfetta per quanto può fare un telefono. Idem se vado a prendere quest'altra foto che mi sono fatto a me stesso con il sensore 1x, quindi girando il telefono. Manca il pixel perché questo giorno non ce l'avevo con me quando ho fatto queste foto, però guardate quanta differenza. Sembrerebbe che iPhone e S24 siano dei Redmi da 100 euro in confronto a quest'altra che ho fatto con Vivo. Stiamo proprio parlando di categorie diverse, e questa era di giorno, ok, condizioni di luce non ottimale, ma è una differenza abissale. Vogliamo parlare dello zoom? Beh, guardate questa foto fatta in 5x, ovviamente 4.3 per il Vivo, però anche qua non è nemmeno
tanto questione di ingrandire. La foto è nettamente migliore, già di impatto, e migliora anche se poi andiamo ad ingrandirla. Vogliamo prendere il 10x zoom 10x, quindi ibrido su tutti i telefoni? Beh, guardate in questa foto fatta al Parco Querini come le colonne sono venute meglio. Anche qui zero rumore digitale, zero artefatti, ma guardate soprattutto dietro le foglie degli alberi, dietro la parte principale del parco dove c'è insomma questa cupola. Guardate come si vedono le foglie degli alberi, che sono perfettamente visibili sul vivo, e invece è un ammasso di pixel sia sui pixel che su poi tutti gli altri telefoni. Certo, poi bisogna migliorare, per esempio deve migliorare questo telefono sulla fotocamera selfie, che va poi vanno tolte tutte le opzioni bellezza, altrimenti vi trasforma letteralmente la faccia, ma poi non è nemmeno una selfie in generale che può tenere tanto il passo, diciamo che è paragonabile un filo sotto quella degli altri top, non è un disastro ma è sicuramente un filo sotto. Tra l'altro adesso hanno aggiunto finalmente anche il 4K 60fps nei video. Certo, se lo metto a confronto nei video selfie con S24 Ultra, comunque quest'ultimo fa meglio, però almeno l'opzione c'è. E poi sicuramente non tiene il passo nemmeno di S24 Ultra nei video classici. Adesso vi lascio e vi faccio vedere questo video sample di esempio, dove cerco di riprendere un po' tutte le situazioni, quindi sia l'ultra wide che la 1x, che un po' di zoom, sia cercando magari di correre, quindi di misurare la stabilizzazione, che in condizione normale, insomma, ripeto, io ho fatto una ripresa cercando di prendere un po' tutti i campi di utilizzo. Vedete come effettivamente, sebbene vivo non sia male, è nettamente inferiore rispetto a un S24 Ultra nei video. Però se vado a prendere le foto, capite che quando dico che non erano quelli camera phone, quando ho fatto il confrontone tra Pixel 8 Pro, S24 Ultra e iPhone 15 Pro Max, sotto nei commenti vi ho detto guardate che questi non sono i veri camera phone, ecco, mi riferisco banalmente anche a questo prodotto che a livello foto è veramente tanta roba. Un altro suo difetto, se vogliamo, per quanto sia nella versione global completo dal punto di vista delle bande, perché c'è la banda 20, ci dovrebbe essere anche la banda 32, adesso ho un vuoto di memoria, però ci dovrebbe essere anche la banda 32, comunque è evidente che mancano alcune aggregazioni. In che senso? Beh, perché non ho avuto nessun problema di ricezione, ma se vado a fare gli speed test, e ne ho fatta qualche decina, proprio per cercare di capire, effettivamente poi ho velocità che tipicamente sono inferiori. Ripeto, zero problemi, nemmeno, anzi, anche in zone di scarsa ricezione, comunque devo dire che se lasciamo stare i benchmark, alla fine non ho mai avuto problemi e sono riuscito sempre a navigare e a fare tutto quanto tranquillamente. Questo per dire cosa? Beh, per dire che se cercate un telefono vero, un vero camera phone per fare foto, Vivo X100 Pro deve essere assolutamente tenuto in considerazione. Tra l'altro si riesce a portare a casa ad un prezzo interessante se comprato dalla Cina, in una versione interessante come insomma questa 16512, e qua sotto naturalmente vi lascio il link se volete acquistarlo. Vale la pena acquistare questo? Vale la pena risparmiare un po' di soldi per la versione Cina? Beh, fondamentalmente dipende da voi. Se ritenete di riuscire a superare, di non avere l'OK Google in modo completo, di non avere Android Auto, la Origin OS è più bella esteticamente, non ci piove, in più risparmiate €150-200 probabilmente, e potrebbe avere senso anche la versione Cina. Sta un po' lì a voi, sicuramente, se non volete diventare matti, versione global e siete tranquilli, insomma, questo assolutamente. Se siete arrivati fino a questo punto io vi ringrazio, ringrazio ancora una volta Trova Promozioni e Mr. Carburano per avermi inviato, insomma, e reso disponibile qualche giorno, qualche settimana questo dispositivo, e se vi va, insomma, noi ci vediamo ad un prossimo video. Un saluto da Daniele Pintus.